Beh, intanto io sono orgoglioso di aver avuto questa opportunità da parte della federazione. È iniziato un nuovo corso, non sono entrato mai nel merito di quello che è stato fatto prima, in primis per rispetto di un'allenatrice importante come è stata Milena Bertolini e poi perché con le ragazze abbiamo tracciato una nuova linea. L'inizio è stato estremamente positivo, grazie alla disponibilità e alla grande determinazione delle ragazze, e sono convinto che ci siano ancora ampi margini di crescita, e affrontare partite come quella di domani contro i Paesi Bassi, che è un'altra grande squadra, ci può portare a continuare questo percorso di crescita che per noi è molto importante. E poi, per quanto riguarda l'arrivo qui a Cosenza, dobbiamo ringraziare per la grande accoglienza, per l'ospitalità. C'erano tante bambine questa sera qui ad aspettare le ragazze. Penso che sia il giusto clima, e penso che soprattutto sia importante per la nazionale girare per tutto il paese per accendere questo entusiasmo e per far vedere la possibilità a tutte le ragazze di toccare con mano quello che è il loro sogno. Ma assolutamente sul coraggio che hanno dimostrato le ragazze nelle altre partite che abbiamo fatto, affrontando squadre di altissimo livello. Siamo molto concentrate sulla prima partita, che è quella più importante, poi penseremo alle prossime. Il mio obiettivo principale per questa prima partita, che è quello poi della squadra, è di fare prestazione contro una squadra di alto livello come quella dei Paesi Bassi, che ci permetterà poi di andare a pensare alla seconda partita con la Finlandia. Fare prestazione significa giocarsela a viso aperto come qualsiasi altra partita, consapevoli ovviamente di affrontare un'avversaria molto, molto difficile. È una squadra che, nonostante le assenze, ha comunque una rosa di altissimo livello, tantissime giocatrici che giocano nei vari campionati d'Europa, anche che affrontano competizioni europee di altissimo livello, quindi penso che più che pensare alle olandesi, io penso e sono concentrato sulle mie ragazze, perché sono loro che mi danno la forza e la fiducia di poter guardare con grande ottimismo ed entusiasmo già dalla partita di domani. Penso che, come ho detto in altre occasioni, è fondamentale che la nazionale giri per tutto il paese, la nazionale di tutti. Poter venire qui per noi è motivo di grande orgoglio. Poter regalare a tutte queste bambine, a tutte queste atlete che appassionate di calcio, queste emozioni è sicuramente per noi molto importante. C'è ancora qualche blocco culturale nel nostro paese, non dobbiamo nasconderci, lo sappiamo benissimo, però penso che l'aspetto principale sia poter offrire a tutte le bambine che hanno la passione di giocare a calcio l'opportunità di farlo. Quindi ovviamente come nazionale abbiamo una grossa responsabilità, perché siamo sotto gli occhi di tutti, però sarà fondamentale lavorare sulla base, cioè a dare a tutte le bambine la possibilità di giocare, la possibilità di vivere la loro passione fino in fondo. Speriamo assolutamente di riviverla, e sappiamo benissimo domani chi andremo ad affrontare, ma come ha detto il mister, noi cerchiamo di pensare a noi. Abbiamo fatto dei giorni davvero intensi e molto importanti in questa settimana, e ci siamo preparati al meglio, e non vediamo l'ora di scendere in campo domani a dimostrare il nostro valore, e sicuramente, come dice sempre il mister, di mettere tanto coraggio, che è la cosa che negli ultimi anni c'è mancata un pochino, e sicuramente domani cercheremo di far bene per portare a casa una vittoria importante. Sicuramente ad oggi credo di attraversare un momento importante della mia carriera, e cosa che fino adesso non ho mai attraversato. Sto crescendo molto, ma questa esperienza devo cercare di metterla a disposizione della squadra, che sia nazionale o club, per cercare di portare a casa tanti trofei e tante vittorie importanti. Quindi credo che questi risultati per me valgano tanto,
e sacrificio e determinazione che ci ho messo con questi anni, e sicuramente porteranno poi alla fine a conquistare dei trofei importanti che anche a questa nazionale manca. Beh, sicuramente bisognerà continuare ad investire sui centri sportivi, sui settori giovanili, continuare a far crescere le bambine, cercare di far sì che loro possano raggiungere dei sogni importanti, come in questo momento ho l'opportunità di farlo io. E non mi piace fare dei confronti con il calcio maschile in questo momento perché non ha senso, ma credo che piano piano ci stiamo avvicinando e c'è bisogno di voglia di far vedere il nostro movimento a tutto il mondo. Sicuramente nel mondiale in Francia siamo cresciute tantissimo e in quel momento lì abbiamo fatto un percorso davvero importante, siamo arrivati ai quarti di finale, ma credo che in questo momento ognuna di noi ha tanta esperienza in più e sicuramente domani potrebbe essere una rivincita per quella partita. Ma come ho detto prima, noi ci siamo preparate bene, siamo serene, non vediamo l'ora di scendere in campo, di mostrare il nostro valore come sappiamo fare, e credo che se mettiamo in campo la nostra qualità daremo del filo da torcere ai Paesi Bassi. Beh, io non lo ritengo un passo indietro quello di febbraio, cioè, c'è stato molto d'aiuto perché ci ha fatto capire di poter contare su altre ragazze in più che possono far parte del gruppo nazionale. È stata data l'opportunità ad altre ragazze che non erano magari state chiamate prima, e quindi questo dà valore a tutto quello che viene fatto anche nel campionato dalle altre ragazze, quindi è un passo in avanti importante. Per quanto riguarda poi, se si pensa solo ai risultati, ovviamente sono stati due risultati magari sotto quelle che potevano essere le aspettative dopo la Nation League, ma erano stati messi in preventivo nel momento in cui sono state organizzate amichevoli di quel livello. E volevo proprio un confronto difficile in un momento del campionato in cui le ragazze venivano da tante partite, quindi c'erano tanti discorsi da tenere in considerazione, ma sappiamo benissimo che quella di domani e i prossimi raduni saranno molto differenti. Lo stesso vale anche per l'Olanda, che a febbraio ha affrontato partite ovviamente di un altro tipo rispetto alle nostre amichevoli. Io sono contento del percorso che stiamo facendo finora, perché in ogni raduno è stato messo un tassello, come si dice, nella costruzione del nostro gruppo squadra, della nostra identità di gioco, delle nostre regole all'interno della squadra. Sicuramente credo la felicità nell'indossare questa maglia. Quando si viene in nazionale e si indossa questa maglia, si hanno degli stimoli diversi da quello che provi tutti i giorni nel club, quindi credo che quando ci raduniamo ogni volta indossando questa maglia c'è quell'entusiasmo in più che ti fa continuare a crescere su tutti gli aspetti, ecco, quindi credo sia la parte fondamentale questa.